tanto tempo che volevo venire qua, perché avevo visto sul sito i borghi più belli d'Italia, Alto Monte, se mi sentite. Innanzitutto scusate il ritardo, mi sono addormentato alle 4 per il jet lag, perché vengo da New York. Ieri stavo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, c'era Obama, c'era Renzi, io non ho detto nulla, avete soltanto riso voi, io non ho detto nulla, è bastato il nome di Obama, immaginate. E quindi ieri mi hanno portato a Tropea. Stamattina volevo fare il bagno, ma mi sono alzato tardissimo perché mi sono addormentato tardi. Poi qua abbiamo incontrato qualsiasi ostacolo. Se avete presente Super Mario, vedete, a un certo punto deve arrivare il posto. E scoppiano le cose, un camion messo così, poi una mandria di cavalli qui. Nel senso, vi assicuro che non crediate che Roma sia differente. Poi ho scoperto che rifiuti, non ho scoperto che ci sono 18 anni di emergenza, il commissario straordinario sui rifiuti c'è cioè da 18 anni, 17 anni, e la Calabria ha una popolazione minore di Napoli, no? 15 di miliardi di euro. È costato... No, 1 miliardo e qualcosa, il commissariato. Io vengo da una... insomma, sono di Roma, però vi dicevo, ultimamente sono stato a qualche giorno all'ONU, alle Nazioni Unite, a New York. E la città, una cosa che ho detto anche ieri, più storica degli Stati Uniti d'America è Filadelfia, dove è stata firmata la dichiarazione di indipendenza, la città di Thomas Jefferson. E a Filadelfia i bus turistici ti fanno fare il giro tra le bellezze appunto della città storiche. La cosa principale dove ti portano è la statua di Rocky. E veramente, non so se avete visto Rocky quando fa si allena la mattina, Rocky Balboa, il pugile, aspetta, se sta a Filadelfia, il pugile, no, Rocky, che corre la mattina e fa la scalinata, arriva appunto alla fine e poi c'è esulta, e lì hanno messo la statua di Rocky. E i bus turistici fermano lì e tutte le comitive di giapponesi li portano lì a fare le fotografie. Cioè, mi sembra accettabile che in Calabria, con queste bellezze, con un mare che stamattina, poi rosicavo perché ci sono passato, volevo farmi un bagno, non ho avuto tempo, e il mare stamattina è meraviglioso, poi a settembre, ci siano meno turisti in Calabria che alcune regioni dell'Inghilterra dove non c'è il sole due volte all'anno, ci sono meno turisti in Calabria che alcune regioni della Germania, no? Regioni magari industriali, mi sembra qualcosa di accettabile, cioè siamo... Cioè, io lo dico soprattutto ai giovani, cioè accettiamo una roba del genere, cioè qua saremo costretti a prendere, a emigrare, e guardate, non si emigra più in Germania, cioè non è, il mondo sta cambiando, oggi i giovani italiani mandano i curricula a Mumbai, in India, per lavorare nei call center in India, i giovani portoghesi cercano lavoro in Angola, in Africa, l'Angola era un'ex colonia del Portogallo, io ho lavorato a Lisbona e beccavo giovani, magari ingegneri o grafici, che cercavano lavoro in Angola. Un tempo erano gli angolani che cercavano lavoro in Portogallo, ormai magari i giovani appunto portoghesi cercano lavoro in Africa. Sta cambiando tutto, quello perché si sono divorati un paese. Io sto tutti i giorni in Parlamento, tutti i giorni, e li vedo quelle persone in faccia. Alcune proprio sono inetti, incapaci, altri sono staccati dalla realtà, neanche sono disonesti, però proprio vivono nel loro mondo e ora devono lottare sull'articolo 18 sì o articolo 18 no, quando non c'è lavoro. Cioè si sta discutendo tutto su mantenere delle salvaguardie per i lavoratori, che sono giustissime, quando non c'è lavoro. Altri invece sono proprio delinquenti, e il crimine organizzato non sta qua, starà anche qua, ma sta a Montecitorio, è arrivato lì organizzatissimo, solo anziché il Kalashnikov si mettono la cravatta, arrivano lì puntuali, precisi, ben vestiti dai migliori stilisti e sarti romani, spendono quattrini e c'hanno lì le connessioni con la grande finanza, con la grande industria, con pezzi grossi appunto, non so, con la Fiat che ha preso soldi nostri, adesso va a Detroit e diventa pure un modello per il Presidente del Consiglio, c'è un'azienda che porta via il lavoro da qua e lo porta da altre parti, no, con i soldi nostri, perché poi la Fiat l'abbiamo davvero sostenuta. Perché con la scusa. Doveva essere messo a rogo, il sì, pubblico a rogo. L'Italia è questa, lo sappiamo, però è anche, l'Italia è pure un paese che è riuscito veramente, quando io giro molto, viaggio molto perché sono nella Commissione Affari Esteri, e quando racconto l'esperienza del Movimento 5 Stelle, l'esperienza difficile, con i successi, con gli insuccessi, con le difficoltà, con gli errori, abbiamo fatto anche degli errori, ma quando io racconto in Portogallo la nostra esperienza, loro ci guardano come voi siete riusciti a fare questa cosa e noi non ci riusciamo a farla. Cioè ci guardano con una profonda invidia, perché in questo l'italiano, abituato purtroppo a vivere sempre in mezzo al letame,
coloro che ce la fanno a tirare su la testa fuori dal letame sono delle persone veramente forti, come Falcone e Borsellino. De André diceva: da diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Cioè, noi siamo così costretti a lottare ogni giorno per andare alla posta, per fare una strada, per arrivare ad Alto Monte, cioè con una lotta continua, che quelli che ce la fanno sono delle persone in gamba, di valore. Io sono molto entusiasta, ci credo sempre moltissimo. Ci stiamo inventando cose significative, le bugie del governo escono fuori, la nostra presenza lì dentro serve, già saremmo diventati come la Grecia, già avrebbero venduto tutto, ci stiamo lì a controllare in ogni modo, è chiaro, non stiamo al governo, ma gli stiamo mettendo i bastoni tra le ruote, anche sull'articolo 18, sulle riforme sul lavoro, in maniera totale. Pensate che negli ultimi 20 anni sono arrivate 21 richieste di arresto alla Camera per quanto riguarda dei deputati corrotti, che i magistrati proprio hanno chiesto l'arresto, cioè proprio l'arresto si chiede quando tu hai paura che l'imputato possa o scappare o rifare il reato o inquinare le prove, per cui proprio è la massima misura che prende il magistrato, chiaramente prima del processo. Sono arrivate 21 richieste prima che noi entrassimo in Parlamento, e solamente una volta negli ultimi 20 anni si è votato l'arresto di un deputato. Era Alfonso Papa, un deputato di Forza Italia, solo una volta su 21. Da quando ci stiamo noi in Parlamento sono arrivate 2 richieste: il deputato del PD genovese che si è intascato fondi a sostegno dei giovani in Sicilia e il deputato di Forza Italia Galan. Abbiamo dovuto occupare o minacciare che avremmo occupato il Parlamento se non si fosse votato l'arresto, e li abbiamo costretti a votare l'arresto, e questi due oggi stanno in galera. C'è questo soltanto per la nostra presenza. La Boldrini voleva posticipare la votazione, no, per prendere tempo sull'arresto di Galan. Noi abbiamo fatto un sit-in, poi queste cose non ve le racconta la stampa, davanti all'ufficio della Boldrini stavamo così come i bravi dei Promessi Sposi, no? In questo modo. Lei è passata e noi così a guardarla. Votiamo oggi. Lei è un po' intimorita. Questa è la presenza di un'opposizione che intimorisce. Poi sì, riescono anche a portare avanti le porcate, si sono messi assieme, sono il 75%. Però questo è un lavoro importante che si può fare. Si può fare pure in Calabria, non so se vinceremo. Però se riusciamo a convincere tante persone qua, in un altro paese, se ognuno dà una mano, riusciamo a mettere tante persone in regione e vedrete che certe porcate non passeranno più. Poi è chiaro, il paese lo cambiamo solo se governiamo, è evidente, questo ce ne siamo resi conto, solo se abbiamo noi il potere, di questo si tratta. Però per adesso siamo l'opposizione, e anche l'opposizione qui in Calabria probabilmente non c'è mai stato, sono sempre spartiti tutto, a danno della una piccolissima percentuale di cittadini, spesso delinquenti, si spartisce la maggior parte appunto delle risorse di questa terra, che è incredibile, è meravigliosa, ha tutto questo, cioè, che si può veramente, che cosa si può voler di più delle risorse che dà un paese come questo? I soldi, ma ci starebbero anche. Io lo dico sempre, i soldi si rubano. Sì, lo so, la mentalità la possiamo far cambiare solamente noi, secondo me con l'esempio. Da un lato l'esempio è importantissimo, quando noi restituiamo i soldi, non è che uno dice che saranno mai, a parte il fatto che con gli scontrini, ricordate, ci prendono in giro, che sono quelli degli scontrini. Allora, io ho restituito in un anno e qualcosa 87.000 euro, non c'è nessun applauso a fare, l'avevamo detto, e abbiamo sommato, io ho fatto i calcoli, in una legislatura, se tutti facessero come noi, restituiremmo allo Stato oltre 300 milioni di euro, considerate che durante questa legislatura il PD non è riuscito a trovare, anche se no abbiamo proposto le coperture finanziarie e abbiamo presentato un emendamento, 48 milioni di euro per sostenere gli alluvionati della Sardegna, gente rimasta senza casa, santo Dio, e noi gli volevamo chiaramente dare delle risorse, ma non ci sono i soldi. E soltanto se i parlamentari si tagliassero, solo i parlamentari, sommate tutti i consiglieri regionali, tutti i sindaci, c'è un taglio, tutti i pezzi grossi delle partecipate, sommate tutto questo, soltanto dal taglio della costa della politica, ci sarebbero risorse incredibili. 8 milioni di euro ha preso Scaroni, che è l'ex amministratore delegato dell'ENI, ora è stato nominato da Renzi Descalzi, tra l'altro noi abbiamo chiesto le dimissioni di questo Descalzi da un anno e mezzo fa, e due settimane fa sono usciti gli scandali sulla corruzione internazionale in Nigeria. Ecco, Scaroni
che è stato condannato a Porto Tolle, ha patteggiato Tangenti nel 96 quando stava con il partito, quando sosteneva il Partito Socialista e lui era amministratore delegato di Enel. Scaroni, i magistrati scrivono nella sentenza che ha una particolarità propensione a delinquere, la stessa frase dell'altro che hanno utilizzato per Berlusconi, che è lui che l'ha nominato. Come vedete, uno zoppo va con gli zoppi, un delinquente va con i delinquenti, sempre, ma anche un onesto va con gli onesti, e per quello siamo noi, saremo pochi, saremo tanti, ma siamo davvero cittadini onesti che ci sentiamo fieri e orgogliosi di essere italiani. Ecco, Scaroni ha preso qualche mese fa 8 milioni di buona uscita. C'è un uomo che i magistrati della Repubblica Italiana definiscono un particolarmente pericoloso per con una capacità delinque, ha preso di quattrini nostri una buona uscita di 8 milioni di euro. Vi sembra normale che i condannati per mafia, gli arrestati, oggi coloro che stanno in carcere, anche i deputati, continuino a percepire 14 mila euro di stipendio al mese? 14, questo Galan e quest'altro è genovese, prendono 14.000 euro e stanno in carcere, sono stati arrestati, ha votato il Parlamento il loro arresto, e l'emendamento del 5 Stelle è stato bocciato perché si devono sempre difendere. Noi quello che abbiamo fatto, abbiamo accelerato un processo entrando, quello di mettersi assieme tra potenti, tra delinquenti. Il matrimonio. Sì, 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 in un certo senso, sì, dopo anni di finanziamento e finanziamento illecito, sono stati costretti a sposarsi alla luce del sole. Tante persone hanno aperto gli occhi, tante altre no, vedono soltanto la televisione, vedono questo, vedono che noi urliamo, che sono quelli del no, le solite cose, no? Dicono sempre no. Quando ci chiedono se, ma voi dite sempre no, rispondete no. Il popolo del no, davvero sono loro. Noi abbiamo, in tutti i modi, io ci provo, Nicola ci prova a dialogare nelle commissioni, a provare a convincerli con le idee. Scusate, tagliamo qui, si può, tagliamo il GDF35 e sosteniamo il reddito di cittadinanza. Torniamo dall'Afghanistan, che ci stiamo a fare? L'alto rappresentante delle Nazioni Unite in Afghanistan, il signor Kay, e che ho incontrato a New York 3 giorni fa, mi ha confermato che il governo, che gli Stati Uniti d'America oggi stanno trattando con i talebani la pace. Stanno trattando, vi ricordate che 13 anni fa erano i delinquenti numero uno del mondo, li dobbiamo buttare le bombe, li dobbiamo distruggere? Oggi, dopo la guerra più lunga dalla seconda guerra mondiale in poi, ci trattiamo. E però lì ci abbiamo buttato, oltre a tante vite di soldati italiani, 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro, abbiamo fatto i calcoli. 2,4 milioni di euro al giorno oggi spendiamo in Afghanistan. E ogni 6 mesi rifinanziamo una missione in Afghanistan. E che sappiamo del perché stiamo in Afghanistan? Non sappiamo nulla, no? Ma buttiamo bombe, non buttiamo bombe, ci serve. I talebani sono un pericolo per noi, ci hanno mai attaccato. Eppure lì soldi nostri, le nostre tasse, andiamo a comprare il caffè, e lì parte di quella l'IVA, di quelle tasse, finisce in una guerra in Afghanistan. Ma la guerra ce l'abbiamo in casa. Io scrissi, insomma, ultimamente io sto vedendo, non so se capita, mi auguro di no, però purtroppo credo che capiti anche a voi di avere parenti malati di cancro. È una cosa incredibile, cioè ormai è una guerra. La guerra vera non è l'Afghanistan in Siria, in Iraq, è la nostra contro il cancro. Chiunque in famiglia ha avuto una tragedia. Chiunque, e poi sempre più giovani. Io ho amici che si ammalano di tumore al cervello, e poi capisci che è tutto collegato con il tipo di vita che facciamo, con quello che mangiamo, con quello che respiriamo, su come ci muoviamo. Anche la mobilità c'entra poi con l'impatto legato ai tumori. E allora di che si deve occupare un governo? Di ridurre l'incidenza del cancro con delle leggi che appunto siano una prevenzione. Invece no, stiamo in Afghanistan, condoniamo, le sappiamo tutte, insomma, vedo pure delle facce tristi, non voglio rattristare. Gli vendiamo le armi e poi diciamo che siamo solidali con noi. Siamo forse pochi, ma non c'è mai stato ancora, purtroppo, non siamo la maggioranza, ma siamo tanti, non c'è mai stato un movimento che fa questo, che viene di domenica mattina ad Altomonte, che gira così, e non perché cerca i voti, ma perché crediamo, e dei giovani, dei ragazzi che ci stanno qua, magari c'è qualcuno che è la prima volta che partecipa a una guerra del genere, no. Siamo tutti attivisti, no? Tutti fedelissimi. Tutti fedelissimi. Non c'è nessuno. No? Lei sì. Due. Ci sono due persone in più. E noi possiamo andare a raggiungerli, a parlarci, a provare a spiegarli con molta calma, perché tante persone non sono cattive. E ci sono anche disonesti, collusi. Però ci sono tanti ragazzi che non lo capiscono, che vivono un po', chi ha visto Matrix, no? Quel film, no? Pillola blu o pillola azzurra? Se prendi la pillola azzurra ti cambia la vita, all'inizio pure in peggio, perché la consapevolezza non ti fa vivere sereno, perché ti crea responsabilità, ansie, c'hai paura, dici che cosa posso fare, è una rottura di palle essere cittadini attivi, è bene, no? Stare lì a aspettare il salvatore della patria che arriva e sperare che arriva qualcun altro, ma l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni,
che aspettiamo che il commissariamento della Calabria sui rifiuti risolva i problemi. No, ci dobbiamo risolvere noi con un piano nostro di rifiuti, e ce l'abbiamo, le idee ce l'abbiamo, e non perché siamo geni, perché le copiamo, le abbiamo copiate magari in Svezia, in Finlandia, lì funzionano queste idee, perché non possono funzionare a Cosenza? Che sono peggiori, siamo peggiori di loro. Non migliora, ma mi sento una persona in gamba, e ci dobbiamo sentire delle persone in gamba. Per far questo dobbiamo convincere, ora tanti lì stanno al matrimonio, magari non sanno nulla, non leggono giornali, poi è pure difficile trovare i giornali liberi oggi, o comunque vedono soltanto la televisione, non hanno internet. Internet ci ha liberato comunque, ci ha davvero liberato, permette a chiunque di noi, ecco, di mettere delle immagini all'interno del web e dare delle informazioni nuove. Io spesso scrivo delle interrogazioni parlamentari, degli atti parlamentari, prendendo delle informazioni da internet, le verifico, scrivo e a delle volte proprio copio il pezzo e divento un atto parlamentare. Ultimamente, insieme a mio collega, ottimo collega di difesa, che si chiama Luca Frusone, abbiamo attaccato e continuiamo ad attaccare il ministro della difesa, perché secondo noi prende gli aerei di Stato per farsi accompagnare a casa, e stiamo insistendo in questo modo. Queste informazioni ce le abbiamo, o dei cittadini liberi, onesti, che ce ne sono e che rischiano anche, no? Perché magari lavorano in aeronautica e ci passano dei documenti, perché lo fanno, però ti dicono: io rischio, ma non voglio più vedere lo schifo che è diventata l'aeronautica militare. Queste persone sono straordinarie. Oppure anche delle informazioni sul web, troviamo delle cose sul web, c'è tanta roba. La denuncia che abbiamo fatto, e speriamo che al Senato cambierà quella norma, appunto, che regala 330.000 euro per una traduzione, l'abbiamo fatta scoprendo delle cose su internet. Non so se la sapete questa roba, la sapete tutti. Sì, comunque la dico a quelli che non lo sanno. Ieri c'era l'aria che tira, comunque sì, noi nel decreto missioni, il finanziamento delle missioni, abbiamo scoperto che vogliono il governo finanziare delle traduzioni di alcuni manuali per utilizzare alcuni mezzi che abbiamo regalato alla Repubblica di Djibouti, ecco, per tradurre questi manuali si spendono 330.000 euro per tradurre. E io in Parlamento ho detto: forse hanno riportato in vita Marcel Proust, Victor Hugo, per tradurli in francese, 330.000 euro. Ecco, in internet il mio collega Bernini ha scoperto, perché poi il sottosegretario ci dice: ah, ma sono importanti, perché senza quei manuali non riescono a far funzionare quelle macchine, noi gliele abbiamo regalate. E questo nostro collega Bernini su internet, andando su YouTube, ha visto la parata militare fatta qualche mese fa a Djibouti con questi che utilizzano tutti i mezzi senza manuali, gliel'abbiamo fatto vedere, e lì il sottosegretario imbarazzato ha detto: beh, non sono manuali per il funzionamento, ma per la manutenzione. Ci viene da ridere, infatti io pure in Parlamento dissi: ci viene da ridere, poi scopriamo che sono soldi, tu c'hai un bambino che lo mandi a scuola e la scuola magari gli casca a pezzi, gli devi dare insieme alla merenda la carta igienica, e allora ti rode e quasi vuoi essere rabbioso. Invece no, io mi devo molto contenere, ultimamente mi sto molto contenendo, perché ho passato dei momenti in cui sì, è dura stare lì dentro. Alle volte i colleghi del PD o di Forza Italia, quando tu lotti in una commissione, vengono vicino, dietro a me capi, non so se a me, perché a me in Parlamento mi odiano. Io veramente mi odiano, comunque mi passano dietro e mi dicono: all'orecchio, non ce la farete mai, non ce la farete mai. Sì, sì. E poi io onestamente li prendo anche, cioè non gliene faccio passare proprio una liscia, gli ricordo sempre che sono disonesti. Dico ai miei colleghi: non ostentate eccessivamente l'onestà per quel comportamento discriminatorio nei confronti del governo. Gli dico tutte queste frasi che poi spesso non capiscono. Noi abbiamo creduto per anni, ci hanno fatto credere, lo dico soprattutto ai giovani, cioè io sono un cittadino come te, come voi due, voi starete in Parlamento al posto mio la prossima volta. Molto presto, spero. Cioè, non i parlamentari, i senatori devono venire qui da Alto Monte, dalla Calabria, i cittadini normali. Adesso io sono un po' conosciuto, il senatore Morro un po' conosciuto, è stato capogruppo al Senato, è andato in televisione da nei programmi, anche devo dire che è andato pure da chi sei andato, tu da sulla 7 è stato. No, tu dove è andato quel programma che io mi arrabbiai e andò da Formigli. Nicola, Lorenzo, dove è stato tuo padre in quella TV che ci siamo arrabbiati quella volta? Da Giletti? È stato da Giletti. Io mi ricordo, stavo a casa di amici,
accendo Giretti con Nicola Morra, no? L'avete visto gli ascolti dei talk show ultimamente? Stanno impazzendo, non li guarda più nessuno. E infatti a noi ci fanno una corte clamorosa. No, mi chiamano tutti i giorni, vieni, vieni, parla di tutto quello che ti pare, ti lasciamo proprio uno spazio, no? Tipo Renzi, no? Che gli danno il microfono, cioè, di quello che vuoi, ti facciamo domande. Così, invece no, non ci andiamo. L'informazione è stata questa? Bene, la facciamo in un altro modo. Ci vorrà più tempo? Ci dovrà più impegno? Ci vorrà più impegno, ma questa persona che è venuta, la signora oggi qui, che ci guarda in faccia, capisce probabilmente che tutto quello che viene in TV sono balle ed è convinta maggiormente da una Agorà che dalla televisione. Io credo che queste iniziative convincano molto di più, anche se ci vuole chiaramente più tempo. Perché sai, alcuni programmi poi sempre meno arrivano a tanti milioni di persone. Però ripeto, gli ascolti stanno andando a picco e per questo l'altro giorno Mentana, in transatlantico al Parlamento, mi ha beccato a me a Di Maio dicendo venite, mi raccomando, non potete fare così. Perché in realtà hanno bisogno dei 5 Stelle in TV, perché altrimenti danno un pasto ai cittadini, solo uno di Forza Italia, uno del PD e non c'è più nessun litigio tra loro. Non litigano, votano tutto, l'articolo 18 lo votano, la guerra africana sta la vota, il condono edilizio, i condoni sulle slot machine votano, la riforma costituzionale pituista la votano. Cioè, qual è la differenza oggi? Davvero, tu vedi uno dei PD, dici qual è la differenza con Forza Italia? Non rispondono, oppure tendono a rispondere, sì, perché dicono, ah no, però noi Berlinguer, la lotta al gas, è morto Berlinguer purtroppo, quelli che ci stanno oggi sono peggiori dei berlusconiani, io rispetto più Berlusconi, che almeno lo vedi com'è, ti dice com'è, io sono così, mi faccio gli affari miei. Conobbi una delle prime giorni in Parlamento l'ex ministro Nunzia De Girolamo, che ora poi non è più ministro, ex ministro dell'agricoltura, e io gli dissi tipo qualcosa, non vedo l'ora che vi mandiamo a casa, qualcosa del genere, lei non ci manderete mai a casa, tanto noi qua Grillino, sa che stiamo facendo di campagna, non facciamo i cazzi nostri, e se ne andrà. Mamma santissima. Però almeno è stata onesta, perché ha detto io non lo so che è così, però grazie per averci detto. Quelli del PD ti danno le pacche sulle spalle, dicono compagno, su questo esatto, su questo, sui rifiuti no, siamo d'accordo, no, ma in realtà anche ci vuole del tempo perché le correnti del partito però la dobbiamo riuscire a capito così, lascivati, no? Lascivati, le supercazzole infinite. Adesso discutono, esatto, ora si litigano sull'articolo 18, incredibile, quando non hanno litigato mai, in realtà parlano e poi si mettono sempre d'accordo. Io non mi fido, non vi fidate neanche di questi pseudo dissidenti del PD. Se tu sei una persona onesta, veramente, tu oggi non stai in PD, tu te ne vai dal PD, punto, te ne vai dal PD. Invito a continuare appunto a non mollare, a andare avanti su questa strada. Ognuno di noi può essere un mezzo di informazione sulle nostre proposte in Calabria, soprattutto parliamo di idee, cioè c'è un programma che verrà fatto qui dai ragazzi calabresi, dai cittadini calabresi, un programma per risolvere dei problemi concreti. Abbiamo dei problemi legati ai rifiuti, al turismo, alla mobilità, al trasporto, alla Salerno Reggio Calabria, alla trasparenza, alle infiltrazioni mafiose. Mi portavano oggi qua, guarda, c'è quel, guarda che bello lì il mare, comune sciolto per mafia, guarda che bella lì con la montagna, comune sciolto per mafia. Comunque no, i comuni sciolti per mafia, ma è evidente che c'è la mafia nei comuni, la mafia è in Parlamento, è in Parai a Roma, è in Val d'Aosta, è nel TAP, è nel Mose, è nel Nord Italia. Dove sta il nel TAP, più in Puglia. No, perché spesso quelli del nord, no, ci dicono pure a me, no? Voi Roma, la Roma, voi il sud, ma io che il sistema è questo, è radicatissimo, non c'è differenza tra un comune magari in Piemonte o ci sono i comuni sciolti per mafia anche in Piemonte, in Veneto, ragazzi. Soltanto che c'è un movimento oggi nuovo che sta portando dell'onestà, che sta facendo dell'onestà il valore, il principale. Io vi dico e mi rivolgo ancora di più per l'ultima volta e chiudo ai giovani che entreranno in Parlamento al posto nostro sicuramente, guardate che essere un deputato della Repubblica non è difficile, devi soltanto studiare, mantenere la barra dritta quando ti provano a comprare in qualche modo, senza valigette di soldi ma magari con promesse elettorali oppure ti dicono tu sei bravo, no, i privilegi in quel palazzo sono come la droga, se qualcuno ha provato io non l'ho fatto, la droga sa che tu dici ah io do una sniffatina di cocaina e poi finisce.
e poi tanto non, e poi tanto non, non ci rimango ingabbiato. Non è vero, ci ti fotti. La stessa cosa funziona con i privilegi. No, ma io oggi prendo solo oggi l'auto blu, e solo oggi perché comunque me la merito, perché sono onorevole. E poi ti senti onorevole, ti senti migliore degli altri, no? Finisci a sentirti tu un deputato della Repubblica, e gli altri no, sono gli elettori. I cittadini li chiamano gli elettori, cioè qualcuno che serve a farci, a noi eleggere. No, i cittadini sono i nostri datori di lavoro, i nostri datori di lavoro. A me state pagando lo stipendio, quindi avete tutto il diritto di togliermi lo stipendio qualora andassi male, di rinnovarmi il contratto qualora andassi bene, di ridurmi lo stipendio se vado malissimo, insomma, e di, soprattutto però di conoscere il lavoro che faccio. Cioè un datore di lavoro funziona quando sa che i suoi dipendenti, auguri, come vanno? Lo so, è una cosa bellissima. Hai lasciato il matrimonio per venire qua. Paolo. E comunque poi dopo, durante l'aperitivo al ricevimento tu del matrimonio, passa un po' di informazione, infila un po' il dubbio tra un prosciuttino e un'anduia, di ma lo sai che Renzi in realtà è mischiato con la massoneria toscana? Di solo questa cosa la butti. Ma lo sai che la riforma costituzionale che fa Berlusconi e Renzi è uguale a quella della P2? Oppure, ma lo sai che l'Italia è in recessione? Ma lo sai che non c'è lavoro? Lo sai che non c'è lavoro? Ma che questa riforma addirittura peggiora le cose? Buttala là. Il dubbio è rivoluzionario. Noi dobbiamo infilare i dubbi nelle persone e poi poco a poco ci lavoriamo. Guardate che se il dubbio si insinua, la mentalità poi cambia. Sì, forse ci vorrà più tempo in alcune zone della Calabria e meno tempo. Insinuiamo le certezze. Come? Il fatto è che insinuiamo le certezze. Certo, certo, però per alcuni, guardate che per alcuni credere che vivono in un mondo falso, di media che mentono, in cui tutto quello che gli viene raccontato è falso, è difficile accettarlo, perché tu devi prendere coscienza che ti hanno preso in giro per 30 anni, che tu hai sempre votato il PD credendo che fossero contro Berlusconi, o magari hai votato pure Berlusconi per la riforma, la svolta liberale che doveva fare, che scopre che danno i finanziamenti pubblici ai giornali di Stato, no? Che è una cosa vergognosa, anche soprattutto se hai un'idea giusta, rispettabilissima di destra. Quando tu capisci che ti hanno preso in giro, cacchio, è difficile accettarlo, preferisci rimanere nel tuo mondo loro, no, i grillini urlano. Perché in realtà hai paura di dire, cazzo, c'hanno ragione. Perché se tu dici c'hanno ragione, devi essere anche invogliato, devi fare tu qualcosa. E le persone hanno paura di fare qualcosa, preferiscono stare lì, seduti sul divano, guardando la televisione. Televisione viene dal greco, significa, dal latino. Tele, dov'è il professore? No, è greco. Ignorante che sono. Mamma mia, io ho fatto lo scientifico, però il latino l'ho fatto e intanto studiavo il latino pochissimo. Comunque, vedere da distanza, esatto, televidere. Televisione, vedere a distanza. Perché tele è distante, in greco. Ecco, noi invece, noi grillini, come ci chiamano, vogliamo vedere da vicino, fino proprio all'ultimo capitolo dei decreti. Siamo così, siamo entrati, ci avete votato per questo, proprio fargli le pulci su ogni cosa, in attesa di andare al governo. Siamo entrati pensando di fare solo l'opposizione, ma vogliamo andare al governo. Sappiamo che questo paese ha una speranza se dei cittadini nuovi, onesti e senza legami, con poteri forti e crimine organizzato, riescono appunto ad arrivare a posizioni importanti. Io vi invito a fare tanto, possiamo fare tantissimo, siamo entrati un anno e mezzo fa, se ci pensate. E ci siamo formati e oggi tutti ci chiamano. Cioè, a me non sembrava vero, no, che all'Assemblea Nazionale Generale delle Nazioni Unite ci conoscessero, no, persone di tutto il mondo. Ah, deputato di Battista, ho visto il suo intervento, si è occupato di questa roba. A me, cioè, io sono un anno e mezzo fa, ma neanche mia zia si ricordava di loro. Pensate come è cambiato tutto, i prossimi sarete voi. Basta essere onesti e si cambia questo paese. Grazie a tutti.